Vi presentiamo Parolandia, frasi per gioco. Il gioco è prodotto da Creativamente e rientra nella proposta Italiano per tutti. Il gioco è costituito da 252 pezzi di puzzle di colori diversi. Ciascun colore contrassegna una categoria, quindi avremo i nomi dello stesso colore, i verbi dello stesso colore, gli articoli. Poi sono presenti due dadi in legno, un dado numero, un dado azione e un sacchetto per contenere i pezzetti. Abbiamo sperimentato in classe la modalità di gioco Cruci Puzzle. I bambini sono stati divisi in gruppi, a ciascun gruppo è stato dato un numero di tessere. L'obiettivo era quello di creare delle frasi che fossero corrette dal punto di vista sintattico e che si incrociassero in modo tale da formare un unico puzzle. Dopodiché ho chiesto ai bambini di riprodurre il lavoro fatto con le tessere di puzzle. E successivamente di colorare i pezzetti del puzzle realizzati sul foglio con carta e penna. Il colorare le categorie è un po' l'analisi grammaticale, quindi i bambini hanno sperimentato questa analisi grammaticale a colori. Il gioco si presta anche a un diverso utilizzo, è stato sperimentato anche nella scrittura creativa, sempre distribuendo le tessere in numero uguale tra vari gruppi e varie squadre create all'interno della classe, si è potuto sperimentare proprio il gioco sul genere narrativo. Quindi le tessere di puzzle hanno consentito ai ragazzi di realizzare tante frasi utilizzando le varie categorie che avevano a disposizione e attraverso l'utilizzo di quelle categorie sono stati in grado di individuare i personaggi che potessero costituire il sistema di quel racconto che avrebbero poi dovuto produrre come obiettivo di questa fase del gioco. Quindi quelle che vedete in alto a sinistra sono tutte le possibili frasi che i ragazzi sono riusciti a generare attraverso le tessere da gioco che avevano a disposizione del puzzle, e quella che vedete invece riprodotta in basso, Babbo Natale rincorreva la terribile strega, il grasso macellaio, è diventata la frase emblematica per questo gruppo di ragazzi che avrebbe dovuto produrre un racconto giallo, come la frase più significativa e su cui porre l'attenzione. La richiesta poi è stata quella, dopo aver realizzato una serie di frasi, aver individuato il sistema dei personaggi, e quindi protagonista, antagonista, personaggi secondari, comparsa, aiutanti, di andare a stendere un canovaccio, che è quello che vedete sulla sinistra. Quindi nel canovaccio erano previsti personaggi buoni, Babbo Natale, Pesca, l'arienna svampita e la bambina Viola, e dall'altro lato invece gli antagonisti, la terribile strega e il grasso macellaio, i quali avrebbero commesso all'interno del romanzo, del racconto, un crimine. E nella creazione del racconto giallo sono stati poi individuati dai ragazzi anche dei nomi che hanno costituito per loro degli indizi o gli strumenti con cui commettere questo crimine. Ad esempio la pozzanghera, ad esempio la scarpetta, sono diventati quegli elementi significativi e determinanti per poter risolvere questo racconto giallo.